dice il ragazzo, figli della Mecca. Figli della Mecca. Non so, io avevo un cappellino della Mecca. Sì. Ti ricordi Khalid? Per me, o è stato lui o un suo amico che me l'ha ciulato, ma non perché sono marocchini e quindi sono immigrati e ladri, ma semplicemente perché io andavo a scuola col booster Next Generation, che è il booster quello col sottosella, e mettevo il cappellino della Mecca tutto nero, sai quelli dietro tutti elastici chiusi, finissimi, che sembra un bottolo preso da Alex, quel merda. Sì, che sembra nel sottosella, ti ricordi? Eh sì, nel sottosella, ma il sottosella del Next Generation era facilmente manomettibile, me l'hanno ciulato il cappello della Mecca. No. Raga, da Mecca, non della Mecca. Da Mecca. Comunque, Mecca, puoi fare dei cappellini taroccando la Mecca e me ne regali uno, per secondo favore. Me quando abitava giù a Foggia li ha fatti e non fare queste meglio... battute razziste sui foggiani. Aveva bisogno di soldi quando abitava a Foggia. O diventi per tossico comprarsi, per comprarsi una masseria. Una massoneria. Ragazzi, tutta buongiorno a tutti quanti. Like, commenti e condividi se anche tu sei un massone foggiano che scavallava i booster ai marocchini col cappello della Mecca. Vorrei aprire una piccola parentesi seria, ma per avvisarvi. È successo un fatto increscioso in questi giorni. La morte di Willy è stata una cosa molto pesante. Non vogliamo fare video a riguardo questa settimana, ne faremo settimana prossima, perché altrimenti ci accusate di clickbait, altrimenti ci rompete le palle per quanto riguarda la monetizzazione, che non metteremo sul video. Willy era un nostro fan, l'abbiamo sentito spesso, i suoi amici quando è successo il fatto ci hanno scritto. Noi non vogliamo parlare di questo argomento adesso, ne parleremo tra una settimana che saremo a Roma. Sì, tra una settimana a Roma. E io prendo anche le distanze da certi rapper che giustamente dovrebbero farlo tutti, hanno detto la loro al riguardo, però proiettando l'attenzione su di loro, scrivendo: ah, anch'io mi hanno picchiato e ho avuto paura di non rialzarmi. Però nelle tue canzoni non l'abbiamo mai sentito, quindi evita di sciacallare sulla morte di un ragazzo. Bene, dai, andiamo basta avanti. Così andiamo avanti, prendiamo la proprio leggera oggi e... sì, già che c'è Mecna, quindi di esatto. Mano in peggio Mecna e Izzy, pensa a te. Oh, cioè, da non capire un Izzy quando parla a capire tutto, ma pentirsi di aver schiacciato play di me. Vivere! Cos'è? La Vasco? Canzone, sì. Ma tu hai letto il messaggio di quello che ci chiedeva i pezzi vecchi anni italiani? Guarda che il tizio anni non è uno italiani. Stronzo. Io non so se stai guardando. Abbiamo però... fatto una volta la reaction a Vasco, è stato un fallimento. Però quello stava parlando di Sally, che secondo me è un grande pezzo. Però ne parleremo, adesso non abbiamo tempo, bro. Quando abbiamo bro. Tempo, bro. Quattro pezzi o solo uno? Uno, Vivere. Gesù Cristo. No, dai, sei un... Sì, non ho mai detto il contrario. Produzione Lunar o Lanar, perché adesso non si sa mai, scrivono tutti come... Vabbè, non è così come c'era lui. Classica Vaporwave alla Mecna, bella. È l'ultimo disco, molto interessante. Quei quattro quarti però sono interessanti, quindi c'è questo passone. Daft Punk. Autotune usato bene, che non è quadrato, capito? Sì, aiuta, non copre. Wave da radio, Piscina. Cavo. Fine agosto, settembre. Del 98. Le produzioni sono molto, molto. Dato adesso ci pensa Izzy a rovinare tutto. Uno. Figo. Un anno fa ti saresti in per la Wave. Ma io, guarda, sto aspettando che spegni la telecamera per bestemmiare tantissimo e insultare. Voglio la verità, voglio la verità. Cosa ne pensi di questa roba qua nuova? Penso che sia una paraculata, ma fatta da Dio. Cioè, questa è la roba che ascoltavi in piscina nel 98-2000. Andavi in piscina, ci mangiavi questi panini, no? Sai quelli col tonno, le uova sode, la D'Angelo? Maionese? Te lo ricordi D'Angelo? Quello che faceva R&B? Cedro? Sì, faceva R&B, questa roba qua. Quello tutto. Su questa Wave particolare. O anche Summer Ends. Sì. Quella, a me piace, mi ricordo. A me piacevano quei panini con il tonno, le uova sode, sì. La maionese e insalata che mangiavo in piscina a Caltignaga. E io ero qua alla piscina. E c'era qui. Il videogioco, quello dei dinosauri che si mangiavano okay, tra loro. No, io avevo quello della palla avvelenata. Sì, che quando andavi a giocare a quei videogiochi cabinati, quelli lì, eri bagnato dalla piscina e prendevi la scossa. Sì, vabbè, ma qua non c'era massa a terra, dai, cosa si fa? È 98. Vai, Izza. Bella che la fa anche lui, bella! I giorni passano tutti uguali. Che li fanno
vengo in voce molto figo. La vita è un film senza una regia e noi comparsi siamo dei cani. Ma vaff***o Mecna, dai! Veramente frasi da smemo retard bitch, veramente. Però non ha detto che siamo solo delle comparse, come se fossero comparse umane. Ma anche cani. Si sono cani, quindi sono proprio cose lasciate e buttate. Guarda che interessante dell'essere soltanto comparse nella vita. Ed essere proprio sotto, ancora meno. Retarded edition. Sì. Madonna. Voglio sentire questo ritornello. Sentiamocelo. Cosa fai? Qua, te ne fai? Te lo fai mancare? Qua hanno fatto l'armo. Sì, no, ma è bello tutto. Di Mecna e Izzy sotto. È bello anche il fatto che non l'abbia fatto Mecna il secondo ritornello, ma l'ha fatto anche l'ha fatto Izzy. Vedi che bello un po'. Volevo solamente vivere. L'hai rovinata. Mi hai rovinato una canzone splendida. Ci voleva il grattato. Sai che quella roba alla Gigi è veramente difficile da fare. Non riesco a prenderla oggi. Guarda che ti è arrivato due messaggi. Non so tu. Dicevo, siamo solo comparsate in questa vita. Il pezzo suona molto bene. Sì. E per questa wave che si è preso, distaccandosi dal rap, che per ora, come al solito, stiamo dicendo che il rap lo fanno soltanto i bambini, allora io faccio una cosa più adulta. Beh, ma adesso guarda che lo stanno facendo tutti sta roba qua, Fedez, Salmo, chiunque sta facendo la dance. Per distaccarsi da quello che dicono che il rap è da bambini. No, perché ormai semplicemente non va più di moda ed è sta ritornando la usettone, e allora vedono che non vendono più. Ma non Mecna che lo faceva già da tempi non sospetti. Sono già 2 anni e mezzo. Ricordiamo. Discorso è, perché ci siamo messi a parlare della piscina del 98? Non è che sbalvolare via. The Feels, è una canzone Feels. Una canzone che riprende il sound di quegli anni lì. Quindi è giusto che a noi vecchi del m***a ci pagate la pensione. No, che ci arrivino questi feels. Ed è anche giusto che sono vestito come i Sopranos, Mecna, con la camicia, con la tuta, senza la maglietta sotto. Che schifo. Mecna ha questa particolarità che con la voce, con le vibes, con tutto quello che è il prodotto, riesce a portarti a determinati periodi. Sì. Lo ritroviamo in disco inferni, lo ritroviamo in disco inverno, lo ritroviamo in, in vari dischi di Mecna con canzoni molto specifiche. Questa è una cosa che mi piace, ma molte volte mi risulta pesante, perché se non sei in mood di ascoltarlo, non lo puoi ascoltare. Anche perché poi il disco è monotematico anche come vibe, perché parla come d'amore, vibe, non parla come... d'amore indie dance come questa e d'amore triste. No, beh, dovresti ascoltare anche l'ultimo disco e non è assolutamente monotematico. Questa era, no? No, più che altro che diamo informazioni sbagliate ai ragazzi che magari non sanno ascoltare. Ma io non sono il disco. Telegiornale, io non do informazioni, io faccio le battute, teste di minchia. Purtroppo. Lo capisci che non c'è TG Barlo qua sotto, eh? Informatevi molto su quello che è Mecna in questi ultimi periodi, perché sta tirando fuori robe interessanti e adulte, che vanno in un filone che dite vi piaccia. Cioè. Sì, Izzy purtroppo è veramente, io leggevo e quindi capivo, però poi quando ho chiuso gli occhi mi sbiascicava. Purtroppo per una radio può essere un pelo invalidante, a meno che non dici vabbè tanto è Mecna. Però non lo so, a me non è mai piaciuto Izzy quando sbiascica, mi è sempre piaciuto Izzy in generale. Però a gusto mio sai personale. Sai che pezzo non si è capito niente proprio, finché gusto non leggevo. Gusto mio personale, se sbiascichi mi rovini. Magari a te piace quel mood lì, perché ti piace quella roba lì. Però a me, che piace il testo della canzone, mi... Che poi se proprio ci pensi, la seconda volta che la senti poi la capisci, perché comunque l'hai sentita una volta. Non è sicuramente di facile ascolto, non è di primo ascolto. Però se la sento in radio non mi posso innamorare di qualcosa che non comprendo. E che il ritornello l'ha cantato bene Izzy, quindi si capisce che è una scelta stilistica adatta a quella parte lì. Sì, per questo sì. Ci sentiamo la prossima volta, raga. Fateci sapere qua sotto cosa ne pensate voi dello sbiascico di Izzy, cosa ne pensate voi della evoluzione di Mecna in questi anni. E ci vediamo alla prossima. Raga, ciao, fatevi la barba, fatevi i barboni.